Allora ricomincio da lei, Giulio Salvi. Da mesi lei riceve minacce anche pesanti per la sua scelta di ospitare nel suo albergo migranti che hanno fatto richiesta d'asilo. Perché ha fatto questa scelta? Perché mi piace il mio lavoro, e seconda cosa perché lei prima parlava di traditore. Io veramente vorrei capire perché mi pensano che io sia un traditore. Io sto facendo il mio lavoro, mi piace, torno a ripetere, quindi. E Beh, guadagno anche, e mi fa ecco, piacere. quanto ci guadagna per ogni migrante? Allora, io incasso, non guadagno, scusate, però non è il giusto verbo, comunque sono 37,50 euro per persona, moltiplicati per 71, moltiplicati per i vari giorni che sono qui, fa una somma abbastanza considerevole. E chi le ha chiesto di ospitare questi migranti? Allora, io ho sempre detto che non conosco le altre realtà delle altre province. In Valtellina invece conosco bene la nostra realtà, la prefettura ci chiede la disponibilità agli albergatori perché stiamo parlando di persone che hanno bisogno di essere non solo aiutate ma di trovare un alloggio e poi vengono censite, loro richiedono asilo. E poi vengono presi in carico dall'ASL che fa un controllo anche sanitario e quindi personalmente appunto sono abbastanza tranquillo. Onorevole Meloni, a quelli come Giulio Salvi, il governo di centrodestra della Lombardia ha deciso di tagliare i sussidi quelli regionali. Perché Salvi va punito? No, non credo che si tratti di punire, penso che ci dobbiamo fare alcune domande. Di fronte a questa storia ne ho incontrate tante di simili di albergatori come lui, penso che il problema se lo debba porre chi dice che su una cosa del genere si possa guadagnare, perché non è normale che si guadagni su una cosa del genere, sull'accoglienza dei profughi, se le cose sono serie come le abbiamo tentate di vendere in questi anni, se ci si guadagna c'è qualcosa che non funziona, credo che la Aspetti responsabilità. che le voleva No, no, spiegare un attimo, qualcosa poi mi forse, risponde perché Salvi. così finisco il ragionamento. Un secondo solo, penso che lo Stato italiano si debba interrogare se l'unica risposta che riesce a dare a un imprenditore che vorrebbe lavorare nell'ambito del turismo è di accogliere profughi in una nazione che potrebbe e dovrebbe vivere solamente di turismo, e penso quindi non si tratti di punire, attenzione alla legge della Regione Lombardia alla quale lei fa riferimento, perché non è una legge che punisce chi accoglie profughi, è semplicemente una legge che dice Beh, non dà nell'ambito. taglia ai sussidi, no? No, non taglia i sussidi, dice che gli alberghi che si occupano di questo tema non partecipano ai fondi per il turismo, perché se tu già prendi i soldi dallo Stato italiano per accogliere i profughi non stai facendo turismo e non hai anche bisogno dei fondi per il turismo, che sono invece fondi che servono a quelle strutture che si mettono sulla competizione Chiaro. per fare turismo nell'ambito del turismo. A me sembra una cosa sensata, francamente. È una cosa sensata, Salvi, e cosa voleva dire lei prima? Vorrei anche che ci raccontasse, visto che Volevo dire pure appunto che oggi io ci sto sono facendo e stati. non riesco. Sì. Prego. Prego. Non la sento più. Allora, pure oggi appunto ci sono stati alcuni leghisti, per fortuna solo una decina, quindi non ho avuto grandi problemi. Però, Che cosa hanno fatto quello questi che volevo leghisti, dire scusi? all'onorevole Meloni, niente, hanno fatto un piccolo picchetto fuori dal mio albergo protestando, dicendo che prima gli italiani hanno perfettamente ragione, ma se mi chiedono un servizio io sto dando un servizio. Poi purtroppo stiamo, perché qui abbiamo dimenticato il soggetto, che sono i migranti, che sono delle persone, io mi vanto di essere di razza umana e anche di razza brunoalpina. Quindi alla fin fine sto facendo il mio lavoro, sto risolvendo un problema che purtroppo esiste, che è quello naturalmente di accoglienza ai migranti. Quindi mi dispiace che Beh, no, lei l'onorevole sta Meloni risolvendo un abbia una problema, ma scarsa non sta facendo memoria il suo lavoro. Insomma, quando. questo non dovrebbe competere lei, che è un albergatore, no? Voglio dire, ma non lo dico a lei perché lei è responsabile. Io Ha credo che ne sia perfettamente ragione, responsabile lo ma. Stato. No. È vero che lei sta aiutando delle persone, non è vero che sta facendo il suo lavoro, se è vero che lei fa l'albergatore di lavoro, perché accogliere i profughi, quindi fare un servizio sociale, non è fare l'albergatore. Il turismo e i servizi sociali non sono la stessa materia. Ma ripeto, non è Chi vostra dovrebbe responsabilità. accoglierli, i migranti? Ma guardi, questo è un grande tema. Quanti sono i migranti da accogliere?
Quanti sono i migranti da accogliere? Perché finché l'Europa non affronta il problema seriamente e pensa di continuare a svuotare il mare col cucchiaino, noi non facciamo umanità dicendo ecco, ci occupiamo sono, di alcuni sì e di alcuni no. Rispondiamo alla domanda, quali sono i migranti da accogliere? Perché sembra essere sempre un tema ricorrente questo, no? Ma io sono d'accordo con quanto è stato detto. Non è una sanzione di Maroni nei confronti degli albergatori, è una vera e propria rappresaglia politica. È una vera e propria inaccettabile rappresaglia politica in cui Maroni è contro Maroni, dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché il governo e i prefetti stanno applicando degli schemi che Maroni ministro ha voluto e che ora Maroni, governatore della regione Lombardia, sanzioni in maniera assolutamente indecente. Quindi una bella e vera rappresaglia politica, qui sono d'accordo, non è affatto una sanzione. Sta facendo il suo lavoro, sta facendo il suo dovere. Aspetti. Sta facendo il suo dovere, non so, a forza di spacciare demagogia a buon mercato, non solo nei dibattiti televisivi, ma anche nelle sedi delle giunte dei consigli regionali. Oggi è stato minacciato l'albergatore, la prossima volta cosa facciamo? Espelliamo gli italiani che fanno il loro dovere, cooperano per gestire un'emergenza, mettiamo gli italiani nei centri di identificazione perché intollerabilmente fanno il loro dovere e accolgono i immigrati da identificare. Siamo in una situazione di emergenza. Poi, chi sono gli immigrati da accogliere, chi sono gli immigrati da valutare, da respingere? Chi scappa? Usciamo da una contraddizione che veramente... Ma usciamo dalla contraddizione per cui qualcuno guadagna su questo, però. Meloni, è normale che qualcuno guadagni sull'accoglienza. Guarda, non cominciare a interrompere, per favore. Te lo chiedo dopo. Ecco, dopo me lo chiedi. Usciamo dalla contraddizione per cui noi giustamente... ci scandalizziamo, siamo scioccati quando sono i nazisti islamici dell'ISIS che tagliano le teste ai siriani, ai genitori, quando violentano le bambine, quando vediamo un corpo di un bambino di 3 anni sulle spiagge della Turchia, però poi siamo infastiditi e facciamo le rappresaglie politiche quando in Europa, in questo momento di emergenza, stiamo cercando di evitare a altri genitori e altri bambini la stessa fine, perché questa contraddizione deve uscire. Sono due questioni, c'è una questione di emergenza legata ai richiedenti asilo, Siria, Eritrea, c'è una questione di immigrazione economica, che i soliti inventori di paure vogliono per forza assolutamente mescolare. Sulla prima bisogna gestire l'emergenza, sulla seconda bisogna cominciare a governare un fenomeno. Chi non ha diritto a rimanere qui deve essere rimpatriato, chi ha diritto a rimanere qui e chi abbiamo interesse a fare a rimanere qui, perché noi... dato che gli europei non fanno neppure più figli, abbiamo bisogno, vanno governati e vanno governati certamente meglio di quanto è stato fatto. Non è che sei al primo giorno di scuola, non sei al primo giorno di scuola. I tuoi governi hanno fatto sanatorie per 2 milioni e 200 mila persone. Cioè, i miei governi, come dici tu, hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina che voi avete abolito, hanno fatto un accordo con la Libia che ha portato per esempio nel 2010 ad avere appena 10 vittime in un anno e 4.000 persone arrivate in territorio italiano, peccato perché poi i numeri dobbiamo raccontare. E quindi abbiamo fatto un lavoro che è decisamente migliore del vostro. Io ero ministro quando il mio governo faceva delle leggi in ragione delle quali in un anno arrivavano in Italia 5.000 persone e morivano 10 persone. Vediamo, invece da quando sei sottosegretario tu, in Europa, in Italia sono arrivati in un anno 170.000 persone e non sono profughi, adesso ti parlo anche della Libia, e non sono profughi, 170.000 lo scorso anno e altrettanti quest'anno. Ti ricordo, profughi? Mio caro, che noi abbiamo bombardato la Libia e l'Italia ha accettato di partecipare a una guerra sulla quale non era d'accordo e ha deciso di partire grazie all'intervento fondamentale del vostro bene amato Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che disse prima di tutti, insieme a tutta la vostra bella intelligenza di sinistra, dai parlamentari fino ad arrivare agli editorialisti, che bisognava rimuovere Gheddafi perché Gheddafi era un terribile terrorista, e andava tolto. Tu e noi abbiamo partecipato, certo, ero ministro di quel governo e abbiamo partecipato a quella guerra che ci era imposta dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti, alla quale si partecipa per interessare comunque nello scacchiere della geopolitica e degli organismi sovranazionali dei quali si fa parte, certo, perché tu, se stai in Europa, capisci come funziona la geopolitica. Ma io ti voglio chiedere un'altra cosa, facciamo un passo aspetta, no, scusate, perché sono due ore che devo fare una domanda. No, aspetti, scusami, però, Meloni, torniamo all'accoglienza. Ecco, no, ma io prima che lei, dopo le do subito la parola, io prima
prima però vorrei interpellare il signor Salvi e chiedere a lui chi sono i migranti. Possiamo chiedere una cosa?